Amici di Caffè Italia Radio, chi vi parla è Luigi Bellanca. Il 23 luglio 1908 nasce a Siracusa Elio Vittorini. Lascia presto la Sicilia, si stabilisce in Friuli, poi a Firenze e infine a Milano. Dopo la guerra civile spagnola diventa un antifascista convinto ed entra a far parte del Partito Comunista, collaborando anche con la Resistenza durante la guerra. Il suo lavoro più noto è Conversazioni in Sicilia, scritto fra il 38 e il 39. È un'opera sul ritorno alle origini e la riscoperta di un mondo che deve essere recuperato a misura d'uomo. Noi però leggeremo qualche pagina dal suo romanzo Uomini e No, pubblicato nel giugno del 1945. È il primo testo in prosa a raccontare la Resistenza italiana. L'inverno del 44 è stato a Milano il più mite che si sia avuto da un quarto di secolo. Nebbia quasi mai, neve mai, pioggia non più da novembre e non una nuvola per mesi. Tutto il giorno il sole. Spuntava il giorno e spuntava il sole, cadeva il giorno e se ne andava il sole. Il libraio ambulante di Porta Venezia diceva: «Questo è l'inverno più mite che abbiamo avuto da un quarto di secolo. È dal 1908 che non avevamo un inverno così mite». «Dal 1908?» diceva l'uomo del posteggio biciclette. «Allora non è un quarto di secolo, sono 36 anni». «Bene», il libraio diceva. «Questo è l'inverno più mite che abbiamo avuto da 36 anni, dal 1908». Egli aveva perduto il suo banco nei giorni della distruzione di agosto, aveva lasciato la città e non è ritornato a Porta Venezia che al principio di dicembre per poter vedere questo che vedeva, il più mite inverno di Milano dopo il 1908. Splendeva il sole sulle macerie del 43, splendeva. Ai giardini, sugli alberi ignudi e sulle cancellate, ed era una mattina nell'inverno, era gennaio. Un uomo si fermò davanti al banco dei libri, portava una bicicletta per mano. «E buongiorno», il libraio gli disse. «Buongiorno. Che inverno, eh? Che inverno è? È l'inverno più mite che abbiamo avuto da un quarto di secolo». Si avvicinò l'uomo del posteggio. «Da un quarto di secolo?» disse. «O dal 1908?» «È dal 1908!» disse il libraio. «È dal 1908!» L'uomo, che si era fermato a guardare i libri, guardò l'aria, il cielo. Vide il sole sul tramvai, vide un tramvai 27 che ripartiva dalla fermata della porta e, nella folla di cui era pieno, vide, contro i vetri, il gomito e la spalla di una donna. Un grande suono allora irruppe in lui e spinse correndo la bicicletta, attraversò i binari, raggiunse la piazza. Il tramvai era già lontano, percoteva di squilli il suo binario già oltre la fermata successiva, ma egli montò sulla bicicletta e lo rincorse. Un pezzo corse e mai rivide, nel nero della folla chiusa dentro il tramvai, il gomito e la spalla di una donna per i quali correva. Pure sapeva di non essersi sbagliato, perdurava in lui il grande suono e da ogni giornata che era stata, settembre, ottobre, novembre e dicembre, uno splendore veniva a lui e si univa a quello che era ora. In piazza della Scala la donna scese. «Lo sapevo», le disse, «che eri tu». Lei si appoggiò alla sua bicicletta. «Era?» egli le disse, «come tu sei stata». Lei gli prese e baciò la mano, lasciò che parlasse. «Correvo, ed era come sei stata». «Correva il tram, ed era come sei stata». Questo in piazza della Scala.
ma lui non sapeva che cosa intendesse dire. Le indicò le case, il sole, il teatro in macerie e le disse: «Hai mai veduto un inverno simile? È come tu sei stata». La tolse dalla folla e la condusse fino al marciapiede di via Manzoni, non dalla parte del caffè Cova, dall'altra. «È l'inverno più splendido che abbiamo avuto da un mucchio di anni», le disse. «E sai da quando?» soggiunse. «Sai da quando?» La fermò e di nuovo la guardò. «Dal 1908, da quando tu sei nata». Lei era pallida, ma non diceva niente. «Scusami», le disse, «ma io ero con te quando sei nata. Non ero con te?» «Eh sì», lei rispose. «Sono sempre stato con te», egli le disse. «Non sono stato sempre con te?» «Sì», lei rispose.